Samuele Cassiba, allora, finalmente all'arrivo della Coppa Sila, perché questa macchina nuova ha qualche problema di gioventù. Abbiamo fatto una manche, sei arrivato su, Coppa Sila, doppia vittoria, giusto? Perché sei arrivato su e perché comunque hai portato la macchina su senza problemi. Diciamo che il nostro obiettivo era venire qua a fare tutti i chilometri possibili per avere più informazioni possibile e togliere un po' di problemi iniziali di disavventura. Però posso dire che sono felice, ho scelto di non fare una manche di prova e almeno farmi fare la gara. Quindi fare 0,7 in questa strada, con queste condizioni, una macchina nuova, per me obiettivo raggiunto, oltre a quello che mi aspettavo. D'accordissimo, ti ringrazio. A te. Abbiamo Samuele Cassiba, Luca Caruso e Domenico Scola, classe 2000 SC. Gruppo E2. Sport Car, eccolo Samuele, Luca, Domenico, giovane pilota, Rabandi,
primo, secondo e terzo di classe. Non scappate, che poi ci sono i premi più importanti dell'assoluta. Assoluto. Davide, poi vieni. E vorrei che comunque i primi 10 rimanessero tutti qua. Davide, prendi il tuo trofeo e parcheggiati qua. Sì. Non assoluto. Arcangelo Malaffori. Assoluto, abbiamo Giovanni Cassippa. Settimo assoluto, Carmelo Scaramozzino. Carmelo Scaramossino, e passiamo al sesto, Francesco Ferragina. Eccolo Francesco Ferragina. E aspettiamo il quinto assoluto, Dario Gentile. Lo sentire Doc, Dario Gentile. Ed ecco il grande amante della Coppa Sila, oggi quarto assoluto, Francesco Legrande. Eccolo, grande cavaliere Francesco Legrande. E il terzo, andiamo sul podio, Samuele Cassippa. Dopo una travagliata sessione di prova, oggi ha tirato fuori un bel risultato. Bravo Samuele, terzo classificato. E grande prestazione, credo anche lui la prima volta alla Sila. Luca Caruso, secondo assoluto. Grande podio, top ten, grande top ten. Al vertice della top ten, prima assoluto della 41esima Coppa Sila, trofeo Domenico Scola. Domenico Scola Junior, con la sua fantastica bimba, viene a ritirare il premio dell'assoluto. E il premio dell'assoluto viene consegnato dalla presidente a Domenico Scola, che va pure il trofeo Domenico Scola riservato al primo assoluto, e che il nipote del grande Domenico, Emilio, consegna a suo fratello Vittorio in casa. Complimenti, bravo Domenico, in alto anche il nostro pensiero per colui che da tanti anni su questa strada ha vinto e sta vinto. E a Domenico Scola va anche il trofeo Ciccio Bisasi, anche lui un grande pioniere, un grande personaggio della nostra gara. Signore e signori, adesso in macchina, andate via perché siamo stanchi. Da, un attimo, la Presidente vi vuole salutare. Bene, sì, per complimentarvi con tutti voi, intanto bravi, complimenti ovviamente all'ACI e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida giornata, a tutti coloro che hanno lavorato, ovviamente a tutti gli equipaggi e chi oggi davvero ha seguito con grande entusiasmo, gioia, e l'appuntamento è per l'anno prossimo per la 42esima Coppa Sila. Grazie.